Bentrovati con l'informazione di TG Melito. Reggio Calabria ha un nuovo sindaco. Vince infatti le elezioni amministrative di domenica Giuseppe Falcomatà, il candidato del centro-sinistra, mentre Lucio Dattola, il candidato del centro-destra, arrivato secondo, ha ottenuto il 27,33% dei voti. Falcomatà ha ottenuto invece il 61%, superando la soia del 50% e quindi vincendo al primo turno. Adesso Reggio Calabria è libera, bentornata primavera. Sono le primissime parole del nuovo sindaco Falcomatà dopo la lunga maratona elettorale notturna durante appunto lo spoglio di queste elezioni. Apriremo Palazzo San Giorgio, ha dichiarato, governeremo all'insegna della trasparenza. Reggio si aspetta tanto da noi, ricostruiremo il rapporto sentimentale con la città e usciremo insieme dall'inverno che sta vivendo. È raggiante, infatti, il nuovo sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe, quando mancano ormai poche sezioni alla chiusura, ha esternato appunto questa affermazione, chiusura che poi ha portato alla conferma della sua vittoria con il 61% dei voti. Ma vediamo il video dei festeggiamenti del nuovo sindaco, Giuseppe Falcomatà. E allora, anche dopo le primarie eravamo, su un tavolo più o meno così. Un po' più soli. Un po' più soli. E questo un po' più soli. Vabbè, le parole, insomma, è difficile da trovare in questo momento. È stata una cavalcata che è durata più di un anno. Una candidatura che è cresciuta con un sentimento popolare, perché è grazie al popolo e ai cittadini liberi che noi siamo riusciti a vincere. Con oltre il 60%, vi ringrazio tutti, da domani ci rimetteremo al lavoro per Reggio, non abbiamo mai smesso di farlo, da oggi lo faremo con un'altra veste, con la freschezza dei 30 anni, con la voglia, con l'energia, con la passione per questa città che è davvero viscerale, ha bisogno di ognuno di noi. Vogliamo che voi ci stiate accanto in questo percorso come avete fatto fino ad oggi, perché noi siamo qui veramente soltanto grazie a tutti i cittadini che hanno deciso di restituire orgoglio e dignità a questa città. A proposito delle cose da cambiare, visto che noi guardiamo in grande e non ci piacciono i diminutivi, anziché Peppe e Giuseppe. E questa era la vittoria di Falcomatà. Adesso passiamo alla cronaca, perché Giulio Lampada, 43 anni, esponente di spicco dell'Omonica Cosca, andrà ai domiciliari. Lampada infatti sarebbe affetto da una patologia psichiatrica molto complessa, consistente in disturbo di conversione somatica, disturbo depressivo a contenuto multiplo. A deciderlo il Tribunale del Riesame di Milano, che gli ha concesso gli arresti domiciliari da scontare nella residenza protetta di Pra, Eller, vicino Savona. Giulio Lampada deve scontare
14 anni e 4 mesi di reclusione, a seguito della condanna per associazione mafiosa e altri reati. Il boss, secondo l'accusa, sarebbe stato capace di gestire a Milano i rapporti con politici massoni, giudici per conto del potente clan Condello. Allerta meteo sulla Calabria. Un sistema depressionario tenderà gradualmente ad espandersi sul Mediterraneo. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse che potrebbero determinare criticità idrogeologiche ed idrauliche. Dal pomeriggio di oggi previste precipitazioni anche a carattere di rovescio temporale su Sardegna, Sicilia e in estensione alla Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Ebbene, adesso passiamo allo sport, perché a quanto pare è proprio Giuseppe Falcomatà l'unico a vincere. Non è una battuta, ma è la realtà, perché a Reggio il calcio 5 femminile e il futsal Melito al Pala Botteghelle vince sullo Sporting Locri, cioè perde con lo Sporting Locri, credo, chiedo scusa, 2-5. E andiamo avanti e parliamo sempre di sport, perché anche la Viola perde e subisce a Scafati. Non basta infatti il solito rush da trasferte. I ragazzi di coach Benedetto partono forte nel primo quarto, tenendo testa ai padroni di casa, rimanendo in vantaggio fino all'inizio del secondo periodo, per poi cadere sotto i colpi degli americani Simmons, autore di 24 punti conditi da 9 rimbalzi, ed Hamilton con 17 punti e 3 palle rubate, che hanno controllato la partita. Bene anche Zaccariello, che mette a referto 20 punti con 5 rimbalzi e 4 assist, l'ex shooter che subentra dalla panchina giocando ben 18 minuti di qualità. E poi il calcio, perché anche la Regina è andata molto male, sconfitta ed umiliata. Una sconfitta che tutti i tifosi regini ricorderanno e ricorderanno a lungo, umiliante, mortificante per il suo sviluppo e per il risultato finale. Una prestazione indecorosa, quella dei giovani calciatori amaranto, priva di cattiveria agonistica, orgoglio, forza reattiva e carattere. Le debolezze strutturali di questo gruppo le abbiamo evidenziate da sempre, la capacità di camuffarle attraverso un gioco piacevole era stata una caratteristica che aveva accompagnato la squadra fino alla scorsa settimana. Priva di Rizzo, l'uomo migliore di un organico fragile, la Regina si è sciolta davanti ad un Lamezia combattivo, battagliero e decisamente più in palla. Anche il tecnico ha fatto la sua parte, la preparazione al match tutt'altro si è rivelata fallimentare. Nel corso di questa prima parte di stagione si è concentrato sull'incapacità degli attaccanti della Regina ad andare a rete, sottovalutando un'organizzazione difensiva assai precaria. Noi, bene, con il calcio chiudiamo questa edizione del TG Melito. Grazie per averci seguito, restate in nostra compagnia.